Sì, può significare molto per il nostro futuro perché poi, come abbiamo detto, la nostra squadra ha bisogno poi dell'entusiasmo per esibire il meglio di se stessa e attraverso un risultato così è sicuramente una buona spinta, ecco, che ne riceverà per il futuro. Secondo me si è visto delle cose importanti che hanno lasciato un po' intravedere ciò che è stato come funzionalità della squadra, ecco, in base anche ai risultati e agli obiettivi. Ci sono ancora delle cose da mettere a posto, però siamo sulla strada buona e aver vinto questa partita qui sono convinto che darà un contributo. I ragazzi conoscono molto bene quello che è poi l'atteggiamento del Siena perché hanno amici dentro la squadra del Siena e probabilmente si sentiranno. Giampaolo è un allenatore preparato, molto bravo. Si vede che stanno in campo con ordine. Per quanto riguarda le insidie, basterà andare a ricordare poi quello che è stato il nostro passato su questi campi. Noi si arriva con tre o quattro calciatori che hanno fatto un po' di allenamento stamani, dove non puoi caricare troppo perché la partita ce l'hai domani. Dove devi valutare domani mattina se sono a disposizione o no. Per cui, insomma, le difficoltà ci saranno, però, siccome noi ci siamo creati poi questo livello di confronto e vogliamo rimanerci, assolutamente dobbiamo risalire la classifica e avere poi una posizione corretta per quelle che sono le nostre potenzialità. Dobbiamo sopperire anche a queste difficoltà momentanee e metterle a posto prima possibile. Ecco.